Parliamo ora di pubblica amministrazione, focus alla Camera di Commercio di Cosenza sul nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti pubblici degli enti locali. Sono state istituite nuove aree professionali e viene disciplinato lo smart working. Francesco Salvatore. Una giornata di formazione per guardare al futuro e gettare le basi per costruire la nuova classe di lavoratori del settore pubblico locale. Grazie al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, triennio 2019-2021, firmato a novembre, riguarda 430.000 dipendenti di comuni, province, regioni e camere di commercio in tutta Italia. Una necessità per il settore. Dopo 20 anni di blocco delle assunzioni, si è aperto immediatamente, no? Diciamo circa 3 anni fa, le procedure di assunzione. Poi si è aggiunto il PNRR, cioè tante risorse che vengono, e la ricerca di nuove professionalità all'interno delle amministrazioni. E ovviamente, mentre prima non c'erano tutte queste possibilità, adesso un giovane ha la possibilità di fare parecchi concorsi. Tante possibilità, motivo per cui è stato necessario riorganizzare il settore. Il tutto in accordo con i sindacati. Nel nuovo contratto, rivisto dopo oltre 20 anni, l'ordinamento professionale dei dipendenti pubblici locali. È stata istituita una quarta area per l'elevata professionalità che assorbe di fatto le posizioni organizzative. E conseguenza della pandemia che lo ha reso necessario, è stato disciplinato anche lo smart working.